Ciao a tutti da Cucina, Passione e Fantasia, by Mirko! Oggi andiamo a fare insieme la pizza bianca romana in teglia a lunga lievitazione, una pizza ottima, mangiata così, ma anche aperta a metà e farcita con ciò che vogliamo, tipo il classico con la mortadella, quindi la famosa pizza bianca e mortadella. Però può diventare anche una comoda base per condirla in superficie con del pomodoro e quindi provare a fare altre ricette come la classica margherita. Ovviamente, come sempre, gli ingredienti e i quantitativi per fare questo tipo di pizza li trovate cliccando nel link che vi metto sotto in descrizione, che vi si conduce al mio blog di cucina. Mi raccomando, se vi piacerà questo video mettete un like, iscrivetevi al mio canale YouTube e attivate la campanella per le future notifiche. Quindi siamo pronti e andiamo a fare la nostra pizza bianca romana in teglia. Andiamo! Prima di iniziare vi faccio vedere una panoramica degli ingredienti che utilizzerò. La farina, che ho messo in una ciotola normale in quanto impasterò a mano. Se avete l'impastatrice utilizzatela perché va benissimo, anzi il mio consiglio è proprio quello di usare un'impastatrice. Poi qui olio extravergine di oliva, l'acqua dove ho già aggiunto il lievito di birra fresco, ma lo stesso io faccio anche con quello secco, quindi lo aggiungo prima nell'acqua e lo sciolgo, e poi il sale. Inoltre userò un mestolo per aiutarmi all'inizio e se avete la possibilità rimediate delle spatoline come queste che vi serviranno per raccogliere la farina e anche per creare la classica forma a panetto del nostro impasto. Quindi siamo pronti e proseguiamo. Per prima cosa mescolo per pochissimi secondi la farina, così do un po' di ossigeno. Poi aggiungo l'acqua, io la vado a mettere in due parti, quindi una prima metà, ecco qua, e mescolo. E successivamente, appena vedo che l'acqua è stata assorbita dalla farina, aggiungo la seconda parte. Qui dobbiamo fare questo passaggio per un paio di minuti, insomma 2-3 minuti, vedete voi. L'importante è che l'acqua venga assorbita per bene. Ecco fatto, e aggiungo l'altra. E mescolo nuovamente, così aggiungo e vado, ed ecco qua, vedete, circa un paio di minutini dobbiamo ottenere questa consistenza. E comunque la farina, se vedete intorno alla ciotola, non c'è più, quindi è stata assorbita tutta quanta. Una volta fatta questa prima base lo lasciamo così per 10 minuti, magari appunto utilizzando la spatolina ci raccogliamo per bene l'impasto dal mestolo, in questa maniera, e lo lasciamo così per circa 10 minuti, magari coperto con un classico coperchio, così. Sono passati 10 minuti e andiamo ad aggiungere l'olio, e il sale, in questa maniera. Non importa se il sale lo mettete in un punto, io ecco, lo distribuisco su tutta la superficie. Ora, utilizzando o la spatolina o anche facendo direttamente con le mani, dobbiamo fare questo tipo di movimento, così. Mandare l'impasto dai bordi verso l'interno, in questa maniera, vedete? Sempre così, fino a quando vediamo che l'olio è stato assorbito e si è creato un impasto abbastanza morbido ed elastico. Pertanto questo è un passaggio che va fatto con delicatezza e di continuo, sempre lo stesso movimento, vedete, dall'esterno verso l'interno. Se volete vi aiutate ruotando la ciotola, così. Possiamo proseguire anche appunto a mano. Il movimento, i passaggi sono sempre gli stessi e dobbiamo fare questa operazione, questo tipo di piega verso l'interno, per circa 7-8 minuti, e vi farò vedere alla fine che tipo di consistenza dovrete raggiungere. Dopo che l'olio è stato assorbito, vi accorgerete che l'impasto prende una consistenza molto più appiccicosa. Voi non vi preoccupate, è normale. L'importante è che proseguite sempre così, per almeno ecco, il tempo che vi ho detto, in questa maniera. Allora, ci siamo, il nostro impasto è pronto. Vedete, ha raggiunto una consistenza liscia in superficie, non è più tanto appiccicoso.
Ma l'importante è che vi dia questo effetto qua, vi faccia questo effetto, come un elastico che si allunga. Vedete? Se afferrandolo sembra proprio un elastico. Ed ecco fatto. L'impasto è pronto, lo mettiamo da parte e andiamo ad infarinare leggermente il tavolo da lavoro con della farina di spolvere o comunque anche con della semplice farina, ma proprio un velo. Ed ecco, ho messo giusto un velo di farina sopra al tavolo da lavoro, mi vado a staccare l'impasto dalla ciotola, mi aiuto ovviamente con la spatolina, lo verso sopra, in questa maniera, ecco fatto. Raccolgo eventualmente delle tracce di impasto che ci sono. Ora allargo un pochino l'impasto in questa maniera, così, proprio giusto per dargli una forma un po' allargata. Ne ho messo dentro una ciotolina dell'acqua e mi vado a inumidire le mani, le dita proprio. Le inserisco sotto l'impasto, qui al centro, e delicatamente lo sollevo. L'impasto vi seguirà, vedete, si crea proprio una piega verso il centro. E lo vado a riadagiare nuovamente sopra la farina o comunque sopra il piano da lavoro. Faccio la stessa cosa dall'altra parte, quindi lo piego in questa maniera, vedete? E proseguo così per circa 4-5 volte. 3, 4, il passaggio è sempre lo stesso, sollevo, piego e allungo leggermente così. E 5. Mi raccolgo per bene tutta quanta la farina che appunto abbiamo ai lati e lasciamo l'impasto così, anche coperto con la ciotola, in questa maniera, così. Lo andiamo a coprire con la ciotola e lo lasciamo a temperatura ambiente per 10 minuti. Ed ecco, sono passati 10 minuti, il nostro impasto si è rilassato e adesso dobbiamo effettuare le stesse identiche pieghe che abbiamo fatto all'inizio. Quindi andiamo sempre ad inumidire le dita. Le inseriamo sotto l'impasto, lo solleviamo in questa maniera e nuovamente lo pieghiamo verso il centro, così, per almeno 4-5 pieghe, in questa maniera. Vedete, l'impasto sta diventando sempre più liscio ed ecco qua, ha raggiunto la giusta consistenza che ci interessa. Ci aiutiamo con un tarocchino per fare, per arrotondarlo, per fare proprio il classico panetto. Questo si chiama pirlatura, si può fare, ecco, anche con le mani. Quando si fanno i panettoni è il classico, la classica pirlatura, proprio fare questo gesto così. Il nostro impasto è pronto, se lo schiaffeggiamo sopra si sente come un effetto tamburo. Sentite? Adesso prendiamo la ciotola che abbiamo utilizzato all'inizio, io ovviamente l'ho pulita, vado ad aggiungere dentro un filo d'olio di oliva, in questa maniera, lo distribuisco su tutta la superficie. Ecco qua, adesso sollevo il mio impasto, posso fare anche un'altra piega all'interno, non è un problema, in questa maniera. Ora, o lo possiamo coprire come abbiamo fatto all'inizio con un coperchio, in questa maniera, ma se non avete un coperchio adatto possiamo semplicemente avvolgerlo nella pellicola per alimenti. Ed ecco fatto, io l'ho avvolto per bene nella pellicola, potete usare quindi sia questa che un coperchio. L'importante è che sia a chiusura quasi ermetica e che non faccia appunto entrare l'aria. Una volta fatto appunto questo passaggio, lasciamo la ciotola così a temperatura ambiente per almeno un'ora. È passata un'ora e adesso possiamo trasferire il nostro impasto, quindi la nostra ciotola, direttamente in frigorifero. Nel ripiano di mezzo, quindi di solito si trova sopra al ripiano della frutta e della verdura, e lo lasciamo all'interno per minimo 24 ore. Ed eccolo il nostro impasto dopo 24 ore in frigorifero. Come vedete è raddoppiato di volume, è maturato, quindi la pasta ha fatto una maturazione, non ha fatto una grande lievitazione, ma non è un problema, ha fatto qualche bollicina, cioè in superficie, ma non vi aspettate chissà quali, ecco, quelle mega bolle che si vedono, almeno con questa mia ricetta. E adesso, come al solito, lo andiamo a mettere sul tavolo da lavoro e facciamo le successive pieghe. Prima di procedere vi faccio vedere dove lo andrò a mettere per fare la seconda lievitazione, la seconda e vera e propria lievitazione. Vedete, questa è una classica cassetta da impasto che si usa nelle pizzerie, dove si mettono i panetti e si fanno lievitare. Io appunto lo andrò a mettere qua dentro. Anche questa è provvista di coperchio, però se voi non avete questo tipo di attrezzatura non è un problema,
perché potete benissimo rimetterlo nella stessa ciotola che abbiamo utilizzato all'inizio, coprirlo nuovamente con pellicola e fargli fare appunto questa seconda lievitazione. Intanto, come abbiamo fatto all'inizio, andiamo ad infarinare leggermente il tavolo da lavoro. Io utilizzo sempre farina di spolvero, cioè farina di semola rimacinata, però voi potete anche usare la farina normale. E mi vado a staccare l'impasto utilizzando una spatolina, comunque si stacca bene perché vi ricordo abbiamo messo all'interno della ciotola l'olio, e lo andiamo a girare completamente sopra. Ed ecco qua, vedete? Molto morbido. Andiamo ad aggiungere sempre in superficie un po' di farina, che altrimenti si appiccica le dita. Adesso lo allunghiamo, allarghiamo un pochino in questa maniera e facciamo questo tipo di pieghi. Mandiamo un bordo verso il centro e l'altro lo accavalliamo sopra, così. Poi giriamo il nostro impasto, lo spingiamo sempre con delicatezza, quindi lo allunghiamo e ripetiamo le stesse identiche pieghe, quindi al centro e sopra, e facciamo questa cosa per un'altra volta, quindi un totale di 3 pieghe, famose pieghe a portafoglio, che vedete sembra come un portafoglio bello pieno. Spingiamo il nostro impasto, ovviamente la terza piega avrà preso un po' di forza, quindi lo spingiamo, pieghiamo così, giriamo nuovamente, ancora una piega sopra, e adesso qui dobbiamo chiudere, pizzicare il nostro impasto così da sigillarlo in questa maniera. Guardate, vedete comunque si vedono le bolle d'aria, eccole qua, lo abbiamo sigillato per bene dappertutto. Adesso lo giriamo sotto sopra e, come abbiamo fatto all'inizio, lo andiamo a ruotare fra i palmi delle mani in modo tale da ricreare il panetto in questa maniera. Nel caso utilizziate la cassetta, però ricordatevi non di mettere dell'olio, ma semplicemente altra farina di spolvero sulla base, in questa maniera. Quindi ci solleviamo il nostro impasto e lo andiamo a posizionare al centro. Una volta che abbiamo messo dentro o il nostro contenitore o la nostra ciotola l'impasto, lo andiamo a chiudere con il coperchio, oppure, se si tratta della ciotola, avvolgendola anche con della pellicola come abbiamo fatto all'inizio. Una volta che l'abbiamo chiusa, la lasciamo lievitare a temperatura ambiente per un minimo di 4 ma anche 5 ore. Ed ecco qua il nostro impasto dopo la seconda lievitazione. Voilà, guardate che bello, molto morbido, come è cresciuto, è raddoppiato di volume, sembra proprio come una nuvoletta. Lo stesso risultato vi posso assicurare che lo otterrete se lo facciamo lievitare nella classica ciotola, come vi ho detto. Prima però di stendere il nostro impasto, dobbiamo prendere una bella teglia da forno come questa. Questa è in ferro blu, una teglia che dovremmo avere quasi tutti nel forno elettrico di casa. Aggiungiamo un filo d'olio e, usando il pennello o le dita, lo andiamo a distribuire su tutta la superficie, in questa maniera. Dopo che abbiamo unto la nostra teglia, il secondo passaggio importante è quello di accendere il forno in modalità statica e portarlo ad una temperatura di 250 gradi. Adesso dobbiamo infarinare sempre il tavolo da lavoro con della farina di semola rimacinata, in questa maniera. Raccomando, coprite bene la superficie e con un gesto rapido andiamo a girarvi sopra l'impasto. E voilà, vedete? Stessa cosa facciamo se abbiamo appunto la ciotola, sempre uguale. Infariniamo e giriamo sopra. Un altro velo di farina sopra, in superficie. E adesso, con delicatezza, andiamo con i polpastrelli a spingere i bordi, se vogliamo possiamo anche un po' allungarlo, andiamo a spingere i bordi dell'impasto, così. Ecco qua, vedete? Prima iniziamo dal lato, guardate che belle le bolle d'aria che si creano. Lo facciamo per un paio di volte, quanto la pizza bianca in teglia non ha bisogno di un bordo troppo alto.
E adesso proseguiamo la stessa identica maniera verso l'interno, così. Dall'alto verso il basso. Vedete che bella, come gonfia di bolle. Guardate. Lo facciamo per un'altra volta. Senza esagerare, sempre con delicatezza. Ed ecco qua. Questa è la base. Ora la andiamo a sollevare e la andiamo a mettere direttamente nella teglia. Appoggiamo l'avambraccio sopra, così. Prendiamo un lato, lo mandiamo sopra il braccio, solleviamo in questa maniera. Mi raccomando, ecco, le dita sempre così, mai sotto, altrimenti buchiamo l'impasto. Lo scuotiamo dalla farina in eccesso e lo andiamo a posizionare direttamente in teglia, in questa maniera, vedete? Una volta dentro lo andiamo ad allargare, così. L'impasto vi seguirà, non c'è bisogno, ecco, di tirarlo con forza. Vedete? Perché comunque è molto morbido. Se avete seguito bene i passaggi sarà semplice allargarlo. Ed ecco fatto. Così, senza troppe pressioni, in questa maniera. Ok, ora andiamo ad aggiungere in superficie un bel giro d'olio. Mi raccomando, la pizza bianca tipo romana ha bisogno appunto di una bella dose d'olio in superficie, così, ecco. Massaggiamo un pochino in questa maniera. Ed ora possiamo mettere in superficie anche qualche granello di sale. Io uso sale grosso. Se vedete che è troppo grande, vedete, questo è un po' piccolino. Se vedete troppo grande, magari lo andate a schiacciare, non so, con un mortaio. Giusto qualche granello qua e là. Ed ecco fatto. La nostra base è pronta per essere infornata. Il nostro forno è arrivato a temperatura. Apriamo lo sportello e inseriamo proprio alla base del forno la teglia. Così, vedete? Proprio sul fondo. Vi faccio vedere bene. Eccolo là. Chiudiamo e cuociamo per 10 minuti. Dopo 10 minuti prendiamo la nostra teglia e la andiamo a posizionare a questa altezza qua. Questo per me è il secondo livello, però comunque l'importante è che sta a circa 10-12 cm dalla griglia superiore, e la lasciamo così per altri 5-6 minuti, comunque vediamo in superficie quando è dorata. E questo è il bellissimo risultato. Guardate che bella doratura. Ed ecco, la pizza è pronta. Ed ecco qua la nostra buonissima pizza bianca in teglia. Sentite? Una bella croccante in superficie. Adesso la tagliamo e vediamo com'è dentro. Ecco, guardate che bella. Se vi è piaciuto quindi questa mia versione per fare la pizza bianca, mettete un like e ciao a tutti!